tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo alla semifinale del torneo Novi. Infatti dopo aver battuto ai quarti la squadra che vinceva per 4 anni di fila il torneo, oggi siamo tornati ancora più carichi e infatti per l'occasione abbiamo anche richiamato Off Samuel, che ci ha dato una grande mano ai quarti e quindi abbiamo deciso di richiamarlo anche perché ci ha portato bene. E allora adesso andiamo negli spogliatoi, iniziamo a vivere un po' il clima partita e vediamo come andrà questa semifinale. Eccolo il bomber, raga. Ieri me ne avevi promessi due, ma ne hai fatto uno però. Allora oggi non ti dico niente. Oggi non dici niente. Fedez 2.0, il cap. Partitona ieri, belli tatuaggi. Lasciate like per i tatuaggi del DC. Da arbitro ad allenatore oggi, Mattia Scolozzi. Non so neanche le regole del calcio a squadra. Sono nato con futsal e morirò col futsal. E che c'entra, direttore? Ha la personalità per questo ruolo. Ok, l'allenatore si è appena pochiato. Va. Sei il nuovo allenatore per oggi. Molto bene. Grazie del preavviso, no? Nick ti dà le indicazioni. Bravo, e tu gestisci da fuori vedendo la situazione. Ma non conosco neanche i luoghi. Dai, dici sali tu, scendi tu. Io ti dico sale lui, scende lui. Allora farò tu, scusa. No, perché dai, non vuoi fare la merda. Cioè, li ho chiamati tutti e mi avete detto di lasciare gente a casa e non ci sono riuscito perché sono buono. Come posso lasciare uno a casa che ho chiamato io? Ma te che numero sei, Nick? Lo sai che c'è uno che ha scritto nei commenti: il 30 non può giocare. Come rispondi al later? Davvero? No, non è vero. No, sto scherzando. No, davvero, vabbè, ci sta. Penso che c'è chi capisce di calcio e chi no. Quindi detto ciò, grazie. È tornato. Signori, dopo buona la prima e buona anche la seconda. Dai, smettetela. Mi piacerebbe tanto dedicarvi un gol. Ok, vi piacerebbe tanto dedicarvi un gol. La pressione della semifinale. No, non c'è pressione. Non c'è pressione. L'unica cosa è quando pressiamo, cioè se pressano quei due davanti, gli altri dietro ti accompagnano, basta. Poi invece se non volete che pressano, magari da dietro, chiamatelo, magari sta andando anche a centrocampo o chi per sé, stai indietro, partiamo così, vediamo come va, poi nel caso andiamo 3-1-2, dobbiamo difendere bene magari i due, torniamo, io partirei bassi, poi vediamo voi. Vediamo tra di noi. L'unica cosa è quando pressiamo, cioè se pressano quei due davanti, gli altri dietro ti accompagnano, basta. Poi invece se non volete che pressano, magari da dietro, chiamatelo, magari sta andando anche a centrocampo o chi per sé, stai indietro. Signori e signore, benvenuti alla semifinale di questo torneo Novi che vedrà contro FDM Team Borgo Leoni. Una partita difficile come tutte le semifinali, ma quest'oggi l'obiettivo da parte di Fabio e compagni è uno ed è ben definito: raggiungere la seconda finale di fila in 2 anni. E allora vediamo come si comporterà la squadra in camisetta nera. Con il possesso di Molara, il 21 prova ad inventare, va a sinistra da Lettieri che calcia la respinta del numero 1 avversario, poi ci riprova Walid che vorrebbe un tocco con la mano. Tocco che non c'è secondo il direttore di gara, allora si riparte dalla parte opposta, attenzione un po' scoperta l'FDM Team. Chiusura provvidenziale di Capatti mentre arrivano le prime polemiche da parte di Abracalaia, che ha qualcosa da ridire. E ora si riparte con il lancio lunghissimo del portiere del Borgo Leoni, anticipo di Monti, dunque pressato, prova a lavorare questo pallone difficile. Poi viene contenuto dalla retroguardia avversaria che allontana i pericoli e si affida a Zardi, uno dei giocatori più interessanti di questo torneo Novi. Allora pressato, sponda per Walid, la palla è ancora buona per il 7 che calcia, respinta però ancora una volta dai giocatori in camisetta verde. Calcio di punizione intanto per Lettieri perché è stato ravvisato un tocco con la mano, ci prova il 70, la respinta dell'1 e poi si rifugia in calcio d'angolo il Borgo Leoni. Mentre Molara va a direzione sul secondo palo, arriva Walid che cerca l'esterno, viene però chiuso. E adesso attenzione alla ripartenza degli avversari che provano a sistemarsi, è un 4 contro 3, cerca la palla al centro per il 14. L'esterno d'attacco del Borgo Leoni, la chiusura di Lettieri però è provvidenziale mentre riparte Molara, ma ne ha 4 di fatto addosso. E allora prova a inventare il 21, cerca il tunnel sul 14, passa lo stesso, poi la gioca al centro, sempre per Walid. Arriva prima Zardi però, che allontana, mentre entra FDM quando siamo ormai al 7° minuto del primo tempo. Pressato si gira e la prova! Deviazione, calcio d'angolo, FDM sul secondo palo, però non c'è nessuno. Allora Lettieri cerca ancora una volta di avanzare, di conquistare campo. Poi Molara a destra per Fabio Di Mauro che si accentra, ma ci sono tutti gli spazi intasati. Allora bisogna ripartire e lo si fa sempre con la collaborazione del 70 che passa sull'esterno, poi la gioca al centro. Palla poi respinta dalla retroguardia avversaria. Insiste però ancora una volta Capatti che va a destra direzione Molara. L'1v1 del 21, serpentina e poi
Adesso è chiuso e deve provare a crossare, invece tira sul palo del portiere che respinge. Ma ancora calcio d'angolo, sembra esserci solo una squadra in campo. FDM prova a congegnare con Molara, ma in questo caso non ce la fa. Lettieri prova a girarsi, cerca di giocare la sfera lì indietro. Si salva ancora una volta il Borgo Leoni. Ancora il 70, a destra per Fabio Di Mauro, che sfida la difesa avversaria. Poi si appoggia al 21, da questi proprio a Lettieri, che cerca pressato sul secondo palo, la sponda per Fabio Di Mauro! E arriva il gol, ma attenzione, l'arbitro dice di proseguire clamorosamente. E adesso è una situazione veramente incredibile, perché la palla sembrava essere entrata, non secondo il direttore di gara, che ora però sospende il gioco. Vediamo adesso quale sarà l'esito conclusivo, mentre Fabio va proprio a parlare col direttore di gara e gli va a dire: guarda, prova a sentire il guardaline, perché era probabilmente messo meglio. Intanto non si placano le polemiche degli avversari, che ovviamente vorrebbero la non convalida del gol, mentre la convalida arriva, e allora è 1-0 per l'FDM Team. Un gol importantissimo per Fabio Di Mauro, che sblocca una gara terribilmente chiusa. Rivediamo qui, sì, la respinta del portiere che va a sbattere sì sul palo, ma il palo è il montante interno della porta, dunque è giusto a segnare il gol che porta l'FDM in vantaggio quando siamo al 15° minuto. Cioni intanto si allaccia con un avversario, viene fischiato calcio di punizione, ci prova il Borgo Leoni, respinta sulla barriera, ci riprova il 14, la gioca al centro, ma è facile facile per Costantino. Riceve Monti a destra da Capatti, poi carica il destro e c'entra lo specchio della porta, era doppia per i suoi. Il giocatore con la 22, Nicola Monti, con un destro bellissimo ad incrociare che non lascia scampo al portiere del Borgo Leoni. Quando siamo al minuto numero 20, sono due i gol dell'FDM Team che possono sembrare già quasi un'ipoteca per una finale, ma la partita è lunga e allora bisogna tenere alto il livello di concentrazione. Lo sa Samuel, che prova il suo destro, respinto in due tempi dal portiere avversario. E ora recupera la sfera proprio Cioni, che vada off Samuel, passaggio un po' corto, arriva FDM, fallo su un giocatore avversario, addirittura cartellino giallo. A non vedere che quello è dentro, da solo, come fa qua a dare una rimessa per loro che... Calcio di punizione per il Borgo Leoni, che la prova. La conclusione però si perde a lato, mentre Samuel riceve da fallo laterale, slalomeggia il 10 che va a sinistra dove trova Cioni. Dunque Cristiano Lettieri, l'1v1 con l'otto avversario, si sposta la palla sul destro che passa! Cristiano Lettieri con deviazione arriva alla terza rete dell'FDM Team proprio quando siamo allo scadere del primo tempo. Deviazione di un avversario che mette fuori dai giochi il numero 1 in casacca orange. Aveva anche provato a saltare off Samuel, soluzione comunque intelligente al fine di far passare il pallone. E ora chiude in attacco l'FDM Team in questo scadere di primo tempo quando c'è un minuto di recupero. Lettieri cross al centro, pressato di testa alla traversa, addirittura vicinissimo al 4-0 Matteo Pressato. Adesso attenzione dalla parte opposta però, off Samuel, all'incalaia e Costantino ci mette una pezza. Sarà calcio d'angolo, rivediamo intanto il bel traversone per Pressato che prende pieno pieno la traversa. Allontana intanto Cioni, riparte proprio il numero 7, però il direttore di gara fischietto in bocca e sancisce la fine dei primi 25 minuti di gioco. Super FDM Team. Facciamo i coglioni, eh. 25 minuti, sì. La chiudiamo, poi ci divertiamo. Facciamo i coglioni, giochiamo ancora così. Chiudiamo e ci divertiamo. E allora bentornati alla ripresa di questa semifinale del torneo Novi tra FDM Team e Borgo Leoni. Il punteggio dice 3-0 in favore della squadra di Fabio, ma ci sono altri 25 minuti da giocare. La partita è lunghissima e allora si riparte col possesso da parte del Borgo Leoni, che prova ad avanzare con il suo numero 3, pressato da Pressato, passatemi il gioco di parole. Poi arriva la chiusura di Arbi in fallo laterale, riparte Walid, direzione 7, da questi al 10 che non controlla la sfera. E allora attenzione poi al tamponamento ai danni dell'attaccante del Borgo Leoni, calcio di punizione da una mattonella interessante, ci prova l'11, respinta da Walid. E allora l'8 cerca di crossare al centro, ottima chiusura ancora di Arbi, mentre si riparte con off Samuel che gestisce la palla in mezzo al traffico e fa respirare Capatti a sinistra. Buono il pallone per Pressato, almeno a livello ideologico, meno pratico,
Walid perde intanto un altro pallone, riparte l'8, attenzione, messa male l'FDM Team, chiusura provvidenziale di Off Samuel, ancora una volta, ma insiste il 14, bello il gioco con la suola, poi il tacco, Arbi chiude, sempre in collaborazione con il due volte pallone d'oro, e poi avanza ancora una volta Walid, c'è anche Off Samuel, preferisce mettersi in proprio per la seconda volta, e per la seconda volta forse non è una grande idea, riparte il 14 avversario che prova ora ad accentrarsi, allarga il gioco per Zardi che calcia e buca il portiere Costantino proprio sul suo palo, Tommaso Zardi accorcia così le distanze. Rivediamo il pallone allargato e poi forse un Costantino che in questo caso avrebbe potuto fare qualcosa in più. Fatto sta che si riparte con la differenza di due reti tra le due squadre, il numero di Molara, poi torna a destra da Pressato, la sfera giocata al centro, arriva anche Allen Calaia che controlla, cerca lo slalom, poi col sinistro alto, la conclusione si perde sul terzo anello. Off Samuel, allarga a destra direzione Pressato che cerca una soluzione, prova Molara, anticipato però da un giocatore avversario che prova ad avanzare, messo giù. E ora arriva anche il cartellino giallo per il numero 21 della primavera del Modena, nonché giocatore quest'oggi dell'FDM Team. Rientra FDM, Zardi invece controlla un altro pallone e si gira. Lo lavora molto bene, ma la conclusione non è all'altezza del lavoro visto precedentemente. Intanto Zardi adesso fa un'altra bella giocata. Il compagno però non riesce ad assecondarlo nelle intenzioni. FDM prova a chiudere, non ce la fa, attenzione, ci prova al Borgo Leoni col 7. Rimpallata la conclusione d'Arbi. Molara un po' di confusione, arriva sempre il giocatore con la 18 a cercare di mettere un po' di ordine. E Capatti fa ripartire Pressato. Dunque FDM che ora può optare per più soluzioni, opta per avanzare, mettersi in proprio ed è una grande idea, ottimo il dribbling di Fabio che poi gioca al centro, direzione Cioni, messo giù, attenzione, niente fallo secondo il direttore di gara, qui sembrava palese l'ostruzione ai danni del 77, tutto regolare però, FDM riceve da Capatti, lotta in mezzo a due, senza fallo secondo l'arbitro, poi arriva sempre l'11 a dare manforte al 9, che manda a destra Matteo Pressato, in 1v1 Scodella sempre per FDM che cerca di giocare direzione Cioni. Il suo sinistro si perde alto sopra la traversa. Buona la giocata intanto del numero 10 avversario. Poi gioca dentro per Zardi che prova a calciare la palla vicino al palo. Si perde però sul fondo. Intanto un altro destro. E ancora una volta Costantino è chiamato a fare un vero e proprio miracolo. Mentre Abra Calaia controlla uno dei primi palloni della sua partita. Ha giocato poco nel primo tempo. Vediamo come si comporterà nella ripresa. Allarga il gioco a destra per il 77. Dunque FDM adesso vuole amministrare la squadra di Fabio perché non c'è fretta. Il cronometro segna il minuto numero 39. Quindi ne mancano 11 più recupero. E l'FDM Team è in vantaggio e deve solamente gestire per conquistarsi questa finale. E allora Lettieri, c'è tutto libero a destra Calaia, si mette in proprio il 70 che calcia, forse deviazione di Fabio! E arriva il gol da parte di Cristiano Lettieri. Almeno questo è quello che ci indica la nostra grafica. Rivediamo meglio anche dal nostro replay il suo sinistro dopo la sterzata. FDM che ostruisce la visuale del portiere del Borgo Leoni. Fondamentale il suo lavoro però. Il gol è tutto del 70 che riparte ora in collaborazione con Abra Calaia che torna da CL70 che finisce a terra. Forse anche qui un fallo non ravvisato dal direttore di gara e riparte il Borgo Leoni dalla parte opposta che ora vuole la reazione. Cerca quantomeno di rifarsi. FDM però se la va a riprendere, lotta in mezzo a due. Si porta a casa anche un calcio di punizione importante. Mentre Costantino rilancia sempre Fabio Di Mauro che si appoggia a destra da Abra Calaia. Giocatore con la 30 in possesso, torna all'indietro da Monti, sempre per Fabio che cerca la sponda per Lettieri, spazza il Borgo Leoni, Abra Calaia gettata lunga, il 14 in calcio d'angolo, ancora Lettieri dalla bandierina, trova un euro gol ed è il terzo della sua giornata, Cristiano Lettieri direttamente da casa sua, direttamente da calcio d'angolo, beffato per la quinta volta nella sua giornata, il portiere del Borgo Leoni che in questo caso forse avrebbe potuto fare qualcosina in più, l'FDM ad un passo dalla sua seconda finale conquistata. Stata di fila nel giro di due anni, ma non è finita, ci sono gli ultimi 5 da giocare e allora seguiamo il possesso da parte della squadra di Fabio e compagni. Abra Calaia serve per Off Samuel che la tenta, la parata del portiere a dire di no al numero 10
che ci aveva detto nel prepartita che avrebbe voluto trovare un gol. Gol che fino ad ora non è ancora arrivato. Vediamo se arriverà in questi ultimi minuti, mentre allontana la retroguardia del Borgo Leoni. Zardi in avanti, cerca l'appoggio nel pivot della squadra verde che non arriva. Esce ora anche Fabio quando mancano gli ultimi 4 minuti. Adesso 1 e mezzo, fallo da parte di Walid. No, si continua. Allora Zardi la prova, deviazione, calcia Costantino due volte. Con un certo nonchalance la tiene lì. Allontana l'uno avversario, direzione Zardi, il tocco con Capatti e l'arbitro segnala un calcio di rigore. Veramente tanto tanto generoso, si presenta Tommaso Zardi, palla da una parte, portiere dall'altra, arriva il gol che accorcia le distanze, il gol della bandiera perché siamo al minuto numero 51 e non c'è praticamente più tempo. E allora aspettiamo solamente tutti assieme il fischio del direttore di gara, mentre è in possesso ancora una volta Walid, che cerca una soluzione, prova l'imbucata che non arriva, riconquista tutto ancora una volta il Borgo Leoni in attacco, che cerca di transizionare, chiusura però ancora una volta della difesa dell'FDM Team provvidenziale. Costantino cerca di uscirsene anche giocando da dietro. Adesso la squadra di Fabio fischia il direttore di gara e non c'è più tempo. È finale per il secondo anno di fila. Prestazione super da parte di tutta la squadra. Post gara. Signori, la semifinale è andata. Come l'avete vista dal campo, raga? Fondamentale ancora una volta il tassello e... Stiamo inserendo. Punto devi venire per forza anche lunedì, per forza. Tra l'altro è il primo torneo che fate assieme, ma come vi state trovando l'uno con l'altro? Bene, direi, bene. Spalleggia bene. Si gestisce un po' il pallone, quando c'è da accelerare si accelera, quando c'è da intervenire si interviene. Poi sì, diciamo che rispetto alla scorsa partita questa è stata molto più in discesa. Sì, quindi gli altri erano un pelino più osti, sì. Anche ritmicamente erano un po' più difficili da tenere. Loro invece secondo me sono un po' sopraffare perché... Partita mai in discussione, c'è da dire, 3-0 il primo tempo, ma quel gol che non era convalidato e poi dopo... Sto impazzendo, per quei 20 secondi sono impazzito. Ma infatti perché, ragazzi, hai visto FDM impazzito per la prima volta, Samuel. Questo è il conto. Allora, sono anche impazzito per il fallo che ti hanno fatto, ti ho visto un po' quello quasi buttato a terra, c'erano i due o tre che erano lì in fondo. Sì. Ragazzi, per fermare Fabio bisogna di farne un po', cioè o li fai male o se no non ce la fai fermare. No, a metà. O li fai male o a metà. Cos'è che vuoi tu? E allora raga, adesso testa alla finale, sarà la partita più difficile. Devi sapere una cosa, Samuel, noi siamo abituati a perdere finali. L'ultima noi le abbiamo contate tra 100 tiri, YouTuber League, eccetera, eccetera. Siamo arrivati a 7 finali perse. Però qui abbiamo uno che invece le finali le vince, no? Sì. Due palloni d'oro, quindi come si fa a vincere la finale? Bisogna arrivare soprattutto allora sereni, ma non troppo rilassati. Perché tante volte quando si prendono certe sfide sotto gamba è lì che dopo ci si incappa nella partita sbagliata. Quindi secondo me dobbiamo partire forti e studiare anche l'avversario, perché ok le nostre doti, però dobbiamo capire un attimo i meccanismi e lì saranno fondamentali secondo me i cambi, perché siamo una bella rosa, però dobbiamo ancora un po' capire bene come architettare i cambi, perché in alcuni momenti magari c'è bisogno un po' più di Fabio piuttosto che di me, piuttosto che di altri, quindi secondo me anche quell'aspetto lì va curato tanto. Sì. Oggi mancava anche il mister, per la finale ci sarà e sarà già un punto in più. Il migliore in campo oggi per voi? Quello che vi ha impressionato di più, o meglio, quello che ha impressionato di più Sam, che è alle prese per la prima volta nell'FDM Team? Posso dire, a me piace veramente tanto l'11. Sì. Mi ha un tocco, mi piace. È vero. Rapido, ha fatto una mezza lì Veronica, non ci ho capito niente, ho detto wow, è andato. Poi è andato fuori, però ho urlato wow. Sì, 2007 lui, 2007 Golden Chance. Esatto, sto pensando anch'io, sarebbe stato interessante per Golden Chance. Chiamiamo a Bari. Potremmo chiamare. No, lui e poi ovviamente anche Fabio, secondo me ha fatto una gran partita, sia in fase di attacco anche non, perché ha recuperato un sacco di palloni, ha fatto anche quel gol fondamentale che ci ha un po' sbloccato, ci ha un po' resi sereni. A me è piaciuto molto il 70 nostro e Costa, il portiere, perché alla fine anche in una partita come oggi dove non para, secondo me è fondamentale anche proprio dare indicazioni. Cioè avere un portiere così che ti sistema in campo, che dice anche Fabio, oh no, un mezzo metro più al centro, Sam un metro più avanti, cioè ti fa fare la differenza. Dà proprio solidità, cioè proprio ti senti al sicuro secondo me con lui. Costa averlo, ma ne vale la pena. Oh! Sam, mi ha detto Nick che vuole fare gara con te per quello in accappatoio. Sono pronto a spiegare.
Che cringe senso, moment. Sono pronto a sfidarti. Ah, ok, va bene. In campo e fuori. Ah, no, okay. Non in campo. Non è detto in campo. In dico quello che hai detto a me prima. In campo e fuori. No, stanno dicendo che cazzo, sono soddisfatto di... Ciao. Di Sam a centrocampo, perché cazzo, è proprio un centrocampista. Io guardandolo dei video, forse sono riuscito a capire adesso che secondo me, cioè, il livello è... tattico è avanzato, cioè lui sì, tatticamente anche secondo me, cioè anche con quindi, Fabio ieri si muove bene. Se fuori non giochi la stessa lingua fai fatica a giocare tu, sì, non gli altri. E oggi che il livello comunque alto della squadra, cosa pensi? No, giusto. Si gioca a calcio, sì, sì, bene. A me piace giocare a calcio. Quindi oggi tanto siamo divertiti tutti, come sempre siamo in tanti. Però anche per i prossimi tornei stiamo creando una bella struttura. Sì, sì, la struttura è figa, cioè ci sta assolutamente. Poi comunque, ricordiamolo, Sam viene da un infortunio terribile e dopo 4 mesi già gioca così, per me è tipo Maradona, certo, secondo me. Ma io ti ricordi cosa ti dissi l'altra volta quando mi hai detto che ne siamo? Ho detto che non è ancora entrato in campo dopo, avere questa tranquillità mentale è la cosa da tenere in considerazione, perché cioè, va su tutti i palloni come se non si fosse fatto male. Io a calciare in porta, come vedi, ho paura, non riesco, tiro piano, che mi è successo più tempo fa, cioè, invece fa parte del carattere. Tanta roba lo zio Sam. Bisogna riuscire a superarlo in qualche modo, grazie a questi marmotti che mi supportano. Grande, bellino, bellissima chiusura, numero uno. Sei grande, come? Pronto? Testino, tra 2 anni già in rosa, dai! Tra 2 anni sei già in rosa con noi, va bene?